Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Gela con l'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere con base operativa in Sicilia e ramificata su tutto il territorio nazionale finalizzata alla indebita compensazione di crediti d'imposta. Oltre all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela si è proceduto a sequestro preventivo per oltre 22 milioni di euro nei confronti di 117 soggetti tra persone fisiche, Società prevalentemente nel nord Italia, che grazie al sistema realizzato dall'associazione a delinquere hanno beneficiato della cancellazione dei loro debiti tributari. Una mente, secondo gli investigatori, era Rosario Marchese, 33 anni imprenditore di gela trasferitosi in e Bresciano e cinque presunti complici tra collaboratori e altre figure, tutte indagate a vario titolo, in max inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore capo Fernando. Asaro. La rete messa in piedi da sei indagati avrebbe permesso attraverso il meccanismo della cessione dei crediti per investimenti in aree svantaggiata del tutto inesistenti di azzerare ogni loro debito d'imposta verso l'erario. Gli arrestati sono Rosario Marchese, manager imprenditore, Giuseppe Nastasi, collaboratore di Marchese, Rosario Barragato, inteso Gioacchino imprenditore, Roberto Golda Perini, avvocato, Gianfranco Casassa, Salvatore Sambito, revisore contabile.